Ok, raga, devo sbrigarmi. Perché? Perché Vale in questo momento è al piano di sopra, ok? Sta facendo i suoi bisognini. Comunque, anche oggi è un troll, sia per voi che per Vale, perché non è il giorno del niente. A mio dispiacere. Perché sapete quanto amo il giorno del niente. Vogliamo il giorno del niente. Vogliamo il giorno del niente. Ebbene, anche oggi è un troll, perché oggi è il video sorpresa per Vale. Spiego, notate qualcosa? Marvel. Bene, questa mattina mi fa: oh, ma ti sei messa la maglietta della Marvel? Per lui è strano, ovviamente, ma l'ho messa per un motivo. Perché, come sapete, Vale è follemente innamorato della Marvel. Ed è da tanto che lui vorrebbe una cosa che io gli ho preso proprio oggi. Arriverà in giornata, ancora non è arrivato, arriveranno dei pacchi, quindi devo organizzarmi in qualche modo. E dato che ha tutto, l'unica cosa che lui desidera da sempre è la maschera di Iron Man. Bene, io gliel'ho presa. Devo controllare dietro perché non so mai se spunta. Comunque, se vi state chiedendo perché fai tutti i regali, sorprese a Vale, perché raga, vederlo felice e sorridere è la cosa più bella, cioè è reciproco. Se lui sorride, sorrido anch'io, quindi è... Mi piace troppo vederlo ridere e vederlo felice, ecco, questo è. Comunque, niente, devo sbrigarmi e tenermi il gioco. Lui deve sapere che è il giorno del niente, quindi ora inizieremo il video normalmente. Che te non vedo l'ora di fare il giorno del niente. Quindi domani vogliamo il giorno del niente, vogliamo il giorno del niente, vogliamo il giorno... Domani, ve lo giuro, sarà il giorno del niente, ve lo giuro, promesso, parola di Space Emiliana. Ho acceso la TV così Vale non ci sente. Oggi è la sorpresa per papà. È la sorpresa per papà. No, non glielo tirare. Non gli tirare il filo a papà. Sì, lo sa. È stato il mascalzone. More, vieni, vieni. Eccolo. Facciamo l'intro. Aspetta. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Dobbiamo fare il giorno del niente. Ho capito. Il giorno del niente. Tu devi fare il giorno del niente. Sì, però dobbiamo fare l'intro. Non hai già fatto l'intro? No, ti stavo aspettando. Ah, ok. Amari, dobbiamo fare il giorno del niente. Perfetto, iniziamo. Dove sei? Ecco, ti ho trovato. Ciao a tutti. E benvenuti in un nuovo video della Space Family. Amari, vieni qua. Vieni qua. No, non lo voglio fare. Vieni qua. No. Vieni qua. Ta-da! Voilà. Contento, amore, che oggi faremo il giorno del niente? Certo, finalmente oggi non farò niente. Oh, che bello il giorno del niente, non si fa niente. No, e invece si fa. Cosa pensi di fare nel giorno del niente? Non lo so. Dove vai, Mari? Dove vai, Mari? Vieni qua, il giorno del niente! Vieni, per te il caffè. No, non è vero, è per la mamma. È per la mamma il caffè. Martino, sono dentro il walkie-talkie. Sono papà, sono entrato qui dentro. Sono lo spirito del walkie-talkie. Sono papà walkie-talkie. Ma ti vede, papà walkie-talkie? Ah, bravo, mami! Bravo! Guardatelo, guardatelo, guardatelo! Guardatelo! Mami! Guardalo, guardalo, guardalo! Mamma, ma ti sei alzato un po'! Che stai facendo, amore? Sto strano i capelli. Scusa. Ok, raga, avete visto in bagno a farsi i capelli? Io sto aspettando che arrivino i pacchi. Ok, dice che a breve dovrebbe arrivare. Sono in ansia. Non so come lo farò, magari... Magari nasconderò qualcosa, ora vediamo. Non posso parlare. Come sempre, vediamo il giorno del niente. Ah, è lunedì 24 e noi stiamo aspettando l'uscita del video. Se non avete visto, andate a vederlo, il video di ieri, dove mi fingo pazza per 24 ore. Con Vale, andate a vederlo.
Noi ci stiamo per guardare la premiere, sempre con voi. Anche questo video è la premiere, quindi se state guardando questa premiere la stiamo guardando anche noi. Ci stiamo riguardando, ciao ragazzi! 3, 2, 1... Inizia! Yuhu! Hanno suonato! Mare, chi è? Chi è? Ah, questo giorno del niente. Non si fa veramente niente. Non si fa veramente niente. No, andiamo a vedere. No, infatti la vignetta è stata la cosa. Buongiorno, mami. Non ti sei fatta sentire. Buongiorno, amore della mamma. Non ti sei fatta sentire, non ci hai chiamato. E buongiorno, pesciolino. Buongiorno. Dio, mi si sta a bruciare. Lo sapevo. Oh, vabbè. Niente, amo. Ho fatto un casino. Niente, ho bruciato un po' di roba. Era una pentola. Mai successo. Però non mi è mai successo. Non mi è mai successo. Comunque l'ho spenta, ora rifaccio. Ah, eccoli. Sono arrivati dei pacchi. Ma no, non pesano. Pensavo che pesano. Invece no, ho preso tutte cose piccoline. E poi li facciamo comprare a Sara. Ah, ok. Comunque, ragazzi, volevo dirvi che Martino ha rotto una cosa l'altro giorno. Vi ricordate questa scimmia? Oddio, gli spoglietti! Ecco, questo è quello che è rimasto. Martino l'ha fatta cadere per terra e si è distrutta tutta. Grazie, Martino. Grazie. Addio, scimmietta. Ti abbiamo voluto bene. Sei stato tu! Sei stato proprio tu a rompere quella scimmietta. Noi lo sappiamo. Mascalzone, nei miei stivali. A fare il tutto. Ok, ho portato tutta la roba su e ho deciso che gli farò trovare degli indizi per tutta casa. Ok, ho messo tutta la roba qua. Questi li userò per fare gli indizi. Che bello che sei! Ah, che bello che sei! Buon appetito! Cosa mangiate di buono oggi? Carote, zucchine e patate. Ah. Quelle non bruciate della mamma! Il classico! Quelle non bruciate della mamma! Hai fatto vedere il dentino? Non l'ho fatto vedere il dentino di mamma. Mi fai vedere il dentino? Vedere il dentino? Dentino! Mi sta uscendo il dentino di sotto a Martino, sì, proprio a te! Buon appetito! Buon appetito! Mmm, che bontà! Buono? Buone sì, è buono. Buone sì. È buono qui, è buono qui, è buono qui. Guarda come aspetta con la bocca aperta. Vi lascio. Ciao! Ciao! Dove vai? Ciao! A giocare alla play? Ciao! Ciao ragazzi! Ah. Eccolo il dentino, l'hai visto? Mamo super detective con gli occhiali che dà la caccia ai mami. Tiani, ogni segreto svelerà. Con chi stai messaggiando? Con la Sabi Gamer. Con chi stai messaggiando? Con la Sabi Gamer. Certo. Ti giuro. Dicono tutti così. Vabbè. È buono Spider-Man? Guardate che fine che ha fatto Spider-Man. Addio Spider-Man. Gnam gnam. Rovagnati.
più buoni e magnati. More, ma guarda Martino. Oh, mamo bingoso! È un mamo bingoso! È nella poltrona del re. È un bing mamo! Un big mamo! Dove sulla, mami? Dove sulla? Dove sulla? Lui sta pensando solo a mangiarsi Spider-Man. Sì. Questa è la giraffa di Martino in camera sua, non so se l'avete notata nei video. È inquietante. Un po' inquietante questa giraffa con i capelli così e le orecchiette da Shrek. Allora, raga, ho chiesto una mano alla Sabri che mi repica e gli ho detto di mandarmi un video, diciamo, eccola. Perfetto, dopo lo facciamo. Gli ho chiesto praticamente di inviarmi un video dove mi dicono tipo anche tu fai parte degli Avenger adesso e glielo farò trovare prima di fargli trovare la maschera. Quindi la maschera è il regalo più grande e poi ne ho presi altri piccoli per introdurre il tutto. Lui penserà che sono solamente regali piccoli della Marvel. In realtà l'ultimo regalo è quello che lui vorrà, cioè quello che lui desidera, perché non sapevo cosa fargli e... so precisamente che la maschera è una delle cose che lui vorrebbe tanto. Quindi niente, è così bello. Quindi adesso devo trovare il momento di spargere per casa tutti gli indizi. Ok, tu mi servi. Innamorato degli occhiali e gli ho comprato gli occhiali di Tony Stark. Di sparpagliare tutto quanto in giro. Sarà molto contento, spero. Che carino quando è felice, raga. Devo riprendere la sua faccia, devo trovare il modo di riprendere la sua faccia quando vedrà il casco, perché sono già due video che mi fa, quando gli faccio le sorprese mi fa oddio, io pensavo che era il casco di Iron Man, vabbè, eccetera eccetera, quindi non se l'aspetterà secondo me. Io spero di aver comprato il casco giusto, in realtà, cioè, l'ho preso due giorni fa, ma io spero che sia quello giusto. Andiamo. Ok, Vale adesso sta giocando alla play di là e Martino è tranquillo in camera sua, quindi adesso sistemerò per casa le robe. Ho tirato fuori questo, ma perché senza braccia? Un altro monco. Ok, devo cominciare adesso a fargli capire un po' qualcosa, quindi troverà in giro cose della Marvel. Ora lo chiamerò e gli dico, amore, devi cambiare Martino. Vediamo se vede per terra Batman. Vediamo. Amore, devi cambiare Martino. Corri, puzza di cacca. Amore, cosa stai facendo? Chi c'è? Che c'è Batman per terra? Non ho capito. Perché c'è Batman per terra? Guardate la sua faccia. Perché? Perché c'è Batman per terra? Batman? Non lo so, raccoglilo. Non scherzo. Dai, raccoglilo. L'hai trovato. Hai trovato un Avenger. No, non è un Avengers Batman. Oh, ok. Però... ok, va bene. Perché mi hai messo? Vai a cambiare mamma, dai. No, dai. Perché non posso stare con te? Sì. C'è un altro qua? Che cosa? Che cosa, mo? Ma tu trovi cose in giro? Dici, Capitano America, non sono mano? Non lo so. Cosa, ma come Capitano America? Questo chi è? Frankenstein, è Capitano America. Ma come Capitano America? Ma come? Veramente? Ma chi è? Perché c'è Capitano America qua? Capitano America. Sei un indizio con i supereroi. Capitano America. Chi fai a cercare ancora? Ma sono loro che vengono da te.
chiedono il tuo aiuto. Anche Martino chiede il mio aiuto e deve essere cambiato. Cosa ha trovato papà Martino? Cambiamo Martino. Questo non potete vederlo. Volevo dire una cosa, no? Se uno vuole diventare un Avenger, vuole diventare un supereroe, no? Tu devi passare prima la prova del cambio di pannolino di Mamo. Ma lo sto cambiando. Bravissimo, non posso farlo vedere, ma bravissimo. Infatti sono venuti i tuoi Avenger a dirti cambia il pannolino. Pensa a te. Eh? Ma quella maschera di Capitan America l'avete trovata? Non so. Smettila, non so. Ma perché pensi che te l'ho messo io? E chi me l'ha messa, Martino? Comunque, raga, abbiamo trovato degli Avenger in giro. Ma la smetti? Perché? Guarda come si guarda intorno, raga, voi non lo vedete dalla faccia, ma si sta guardando ogni singolo pezzo della casa. Ma sì, perché non so cosa combini tu. Oggi ve l'ho detto. Sto facendo un video su TikTok dei miei soliti. È venuto da me e mi ha dato un bacio. Gli sei spontanea volontà. Come cambiare mamma vicino ai tuoi supereroi preferiti? Più piacevole. Più piacevole? Sì. Possiamo dire ufficialmente che la prova è stata passata. Grazie, l'ho cambiato. Hai fatto tutto sto teatrino perché io cambiassi Martino. Io ho fatto. Raga, ancora, non capisci che io non c'entro niente. Mamma mia. Bene. Non capisce. Io non c'entro niente, amo. Ciao, insieme. Che hai fatto? Che ho fatto? Boh, non ti ho visto fare. No. Qualche faccia tua spastica. No, ma io le faccio sempre. Sì, da sola, hai tic. No, vabbè, però le faccio sempre nel senso che ormai sono abituate alle mie facce. Sì, sì. Questo. Dove vai? Dove vado? Da nessuna parte. Dai, amore. Chi c'è? Dai, iniziano ad essere inquietanti. Ma poi chi è questo? Ma non assomiglia a Superman. È Superman. Ma non ci assomiglia. Ma io l'ho riconosciuto. Dai, e tu no. Ci sono altre. Oh, mi mette ansia comunque questa cosa. Perché? Mi mette ansia il fatto che mi giri e c'è un supereroe. Ma guarda, l'uomo si mette a cercare tutti i supereroi in giro per casa. Ma sono venuti tutti, amore. Sono venuti tutti. Ma quanto è brutto sto toro. Sono venuti tutti. Un bambino. Mamma, amore, ma cos'è? Ma tu non hai proprio niente da fare in questo giorno del Ma video. Cos'è? La maschera di Thor. Sì, guardate quanto è felice. Thor. La faccia è più piccola di quella normale. Thor, il dio del tuono. Guarda come. Basta, hai finito? Visto tutto. Ce ne sono altri? Dove? Cosa? Cosa hai trovato? Oddio, amore, sono venuti tutti, pure Hulk. Oddio, ma non ho proprio niente da fare. Ma faccio io Hulk, dai, ma magari vengono anche da me. Aspetta. Come dice amore Hulk, Hulk? Spacco tutto. Spacca. Hulk stacca. Vabbè. Hulk spacca. Sto guardando se hai sparso qualche. Cosa? Cosa c'è? Dove stai andando? È lui. Iron Man. Vedi come l'ha detto. Cosa amore? Che ci fa Iron Man qua? Guardalo con Iron Man, ci hai messo un debole per sì, lui. Sì, lo è, perché è morto. Iron Man è un debole? Cuore. Sì, lui sì, è morto. C'è proprio. Chi lo, stai cercando? Lo amo 3000. Che stai cercando? Basta, lo metto qui e penso tu abbia finito. Cosa? Guarda come cerca. Ma non so quando ti sei messa a fare sta roba. Ma cosa? Basta, finito. Quale roba? Finito. Quale? Cos'è? Amore, chi c'è? Quale roba? Chi è, amore? Chi è? Ma è Hulk senza braccia. Bravo! Era l'ultimo? Beh, non lo so. Cioè, nel senso, se loro vengono da te, tu fai qualcosa per loro. Basta, quanti potevano essere? Amo, ma ti stanno chiamando. Basta. Ti stanno chiamando. Oh, lui, niente, gli spuntano gli Avenger in giro per il. Ma
Ma che ci fa Thor qua? A guardare là fuori dalla finestra. Ma che poi che brutto è questo. Ora possiamo dire che sono ufficialmente tutti, no? Dama, ma quanti? Amore, che c'è? Ma cosa? Questi. Cosa? Sono non li ho presi io, non li ho presi io. Sono venuti da te. Basta. Punto. Stai andando qua perché pensi che ce ne sono altri? Basta, cioè. Tu non hai proprio niente da fare in questo giorno del niente? Cioè, io non capisco. Che c'è? Oh. Cioè, mi è sembrato proprio che mi spuntassero da soli. Cioè, che avessero una vita propria. Cioè, è stata figa come cosa. Bene, ti senti di più negli Avenger? Mi sento un bambino fortunato. Senti un bambino fortunato? Sì. È la mia ragazza che mi fa queste cose bellissime. Ah. Ma non sono stata io. Te lo giuro, non sono stata io. Niente, raga, ieri era pazza. Oggi è anche pazza. Cioè, lei ieri ha fatto sono pazza. Ciao, amore. Ciao. Niente, raga, pensa che sono stata io. Bah. Alexa, riproduci Alan Silvestri, Portals. Riproduco in ordine casuale Portals e altri brani simili da Amazon Music. Guardate, che bello. Subito è uscito dalla porta. Hai fatto tutte queste teatrine per regalarmi questo? Sì. Grazie. Ma ho detto tutto il teatrino. Ora è arrivato il momento di dargli gli occhiali. Non so come, forse li appoggerò da qualche parte e lui se ne deve rendere conto. Vediamo. C'è un portale lì vicino. Dove? Lo senti? Non sento niente, no? Prova a metterti le scarpe, magari entra il portale. No, le tue! Che ti metti le mie? Prova a metterti le scarpe, ci sarà un portale dentro! Oh, c'è un portale! Lo senti? Lo senti, papà, il portale? Anche mamma ha in mano qualcosa degli Avenger! Ti hanno chiamato, anche lui, mancava solo lui! Ma poi è Spider-Man con lui. Mettiti le scarpe, devi entrare nel portale. Portale? Mettiti le scarpe. Entra nel portale del multiverso. Chi c'è? Ah, ma non è proprio niente da fare. Chi c'è? Ma non era questo il portale, però. Ah, no? No. Guarda come si rimette in tasca, si racimola tutti gli Avenger. Non è qua fuori? Non credo, non lo sento, io lo sento più dentro. Prova a seguire il tuo istinto. Il tuo istinto. Ha trovato un portale per il multiverso. Cos'è? Ha trovato forse il portale. Forse è questo il portale del multiverso. Cos'è? Forse con questo puoi sentirti ancora più Tony Stark. Questi sono gli occhiali di Tony Stark. Sì, perché mi ha detto: portagli questi occhiali, mi raccomando, per poter viaggiare con me nel multiverso. Tony Stark, no? Benissimo, amore. Sei proprio un Tony Stark. Cavolo. Sei proprio lui. Ma sai che non mi dispiace? Sono bellissimi. Ti stanno benissimo, amore. Gli occhiali di Tony Stark sono esattamente uguali ai suoi. Jarvis, abbiamo un problema.
grazie, Mario. Perché ti fai questi regali? Beh, ci teneva a vederti felice. Grazie, guarda che mamma è felice per me. Ti piacciono gli occhiali di Tony Stark? Vuoi metterteli anche tu? Tonino Starco. Antonio Stark, Antonino Stark. Antonino Stark. Come ti ci senti, amore? Ti piace? Mi sento... Che bello per voi fino a quando mi sento. Leggi e poi apri il video. Leggi, dai. Leggi anche in mente, se vuoi, non so, vedi tu. Amore, so che hai detto basta con tutti questi regali. So che... No, perché? Ma perché? Trova il regalo. Ah, ma c'è un altro regalo. Beh, ti hanno detto apri il video. Apri lì, davanti a te, forse è un portale. Questo? Amo vederti Prendi sorridere, ti amo sette. Prendi il telefono prima. Vai. Apri il video. Che video? Blocca il telefono. Gira il telefono. Perché ce la sta aprendo? Gira il telefono. Giralo. Ma raga, vi giuro che non sto capendo niente. Che c'entrano loro? Amore, glielo vuoi dire tu? Sì. Caro Valentino Bisegna, ho ricevuto una chiamata da Nick Fury e ho scoperto che anche tu, finalmente, puoi far parte degli Avengers. Wow. Ma perché? Ringrazio i nostri amici. Grazie, Sabri, figa, vi prostrate a fare queste cose. Ora devi capire. Che cos'è, no? Amore, si passa, che cos'è? Come che cos'è? Come che cos'è? Come che cos'è? Amore, vai, Avery. Perché? Ma non è il mio compleanno. Ti ho già detto perché. Perché io e mamma abbiamo vederti sorridere. Amore. Tutto questo teatrino. Eh? Aveva un senso allora. Certo. Aveva un senso. Sono due video, raga, che riesco totalmente a fregarlo. No, vabbè, ma quanto hai speso? Che se ne stava, dai. No, vabbè. È l'unica cosa che era certa che ti faceva sorridere. Raga. No, elettronico. Dai, ma non me ne merito tutte queste cose. Si apre da sola la mano. L'abbiamo fatta, mamma. Yuhu, papà. Yuhu, papà. Oddio. Guarda, così è spento. Ah, c'è. Vedi. Fai vedere. Mazza che bello che è. Puoi stringertelo, eh? Oddio, che ansia! Oddio, ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video! Però è bellissima! Cammina, muoviti! Wow! Wow!
Oddio, che ansia! Assurdo, sembra veramente reale. Grazie, amore. Bellissimo, eh. Cioè, dopo gli occhiali hai fatto anche il casco. Ti ho fatto anche il pop. Anche il pop. Ma non è giorno di niente oggi. Vogliamo il giorno del niente. Vogliamo il giorno del niente. Ma il giorno del niente. Niente. Ma quindi non è il giorno del niente oggi. Grazie. Ah, ci stai prendendo gusto anche tu, eh? Che bella. Grazie, mamma. È bellissimo, eh? Ti amo 3.000. Bellissimo, eh? Non me l'aspettavo così bello. Dico proprio. Oh, 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 sei un Avenger ora. No, perché mi fai così? Vabbè, ma lo volevi da tanto, era l'unica cosa che sapevo che volevi da tanto. Sì, ma non è il mio compleanno, non è neanche Natale, era il giorno del niente. E vabbè. Dove non succedeva niente. E vabbè. Mi hai fatto un regalo bello. Grazie, amore. Martino è a dormire, sta facendo la nanna e noi è giunto il momento di salutarvi. Cioè, nel senso, io non ci sono mai stata in questo video. Cioè, non mi sono neanche accorto che lei ha fatto un video. E invece ci sei sempre stato. Oggi ero un po' giù di morale, un po' così, un po' tra i miei pensieri. E lei è sempre vicina a me. È organizzata tutto, io non sapevo, non mi sono reso conto di niente. E questo è il secondo video che riesco, perché non sono mai riuscita a fare niente. Perché lui di niente. Sì, ma tu ti rendi sempre conto, quindi non è mai successo. Ma tu ne hai approfittato che i miei pensieri erano da un'altra parte. Quello di ieri è riuscito totalmente. È riuscito totalmente perché era quello, 24 ore mi fingo pazza. Lui pensava che ero uscita fuori di testa. E anche questo è riuscito, quindi... mi reputo contenta. Bene ragazzi, ci vediamo domani con un nuovo video dello Space Family. Non possiamo urlare perché Martino sta dormendo. Esatto. Ciao. A domani.